Cavalieri, sacerdotesse, benvenuti ancora una volta in nostra compagnia. Buone feste, probabilmente per quando vedrete questo video. Non vi dico se sono feste di Natale, di Capodanno o di Pasqua, perché mai dire mai, ma buone feste. Ferragosto. Potrebbe anche essere per l'agosto, ma c'è pace sulla terra in questo momento e non solo sulla terra per quanto ci riguarda. Benvenuti ad un nostro nuovo video, quindi un saluto da me, Cirio, e un saluto dal vostro mitologico Scorpione. Buonasera o anzi buongiorno, buon pomeriggio, perché ovviamente non sappiamo neanche quando vedrete questo video, però bentornati su Senza Ia for Dummies e bentornati all'analisi e commento del settimo capitolo di Re-Rise of Poseidon. Ora, per chi si chiederà cosa è il quadro alle mie spalle riprende un evento mitologico, la fuga di Enea con la moglie Creusa, che è qua, il padre Anchise in spalla, il piccolo Ascanio in basso da Troia in fiamme. Perché ho scelto questo quadro? Lo scopriremo analizzando questo settimo capitolo di Re-Rise, che posso dire subito come apertura continua a convincere tantissimo per come viene raccontata la storia e anche lo spazio che viene impiegato, investito per, secondo me, tratteggiare bene anche questi villain oltre ai protagonisti. Sei d'accordo, Shiryu? Cosa pensi di questo settimo capitolo, di Re-Rise? Che continua a piacermi. Devo dire che rimane un manga che finora, se devo fare la media capitoli, tendono a piacermi sempre. Quest'ultimo conclude una cosa in parte, perché è possibile che ci sia poi un seguito e ne avvia un'altra. Quindi è un capitolo che rispetto ad altri è un po' meno carne o pesce. Però comunque mi è piaciuta l'identità del nuovo villain, che a questo punto possiamo dire è la figura alle tue spalle, cioè Enea, e non mi aspettavo proprio Enea come personaggio, perché pur essendo un personaggio sicuramente della mitologia greca, mi ha sempre dato la sensazione che, essendo l'Eneide un'opera di Virgilio, un'opera più latina che greca, mi ha sempre dato la sensazione di un personaggio un po' meno possibile da vedere nel mondo di Sensei, un po' meno greco, tra virgolette. Quindi non mi aspettavo che ci fosse lui come vivo. Ora, è un'Enea che ha un aspetto molto giovanile, molto senseiano, e come vedremo anche dei poteri molto particolari. Però comunque mi ha fatto piacere vederlo qui entrare in scena, perché comunque non me l'aspettavo, ed è anche un personaggio molto vicino a noi abitanti, perché appunto voi non vuoi la sua leggenda poi è molto legata al nostro paese. Prima di Enea c'è la conclusione della parte di Cadmo con Remuri, e da una parte mi è piaciuto il modo in cui è stato umanizzato Cadmo, perché scopriamo attraverso Remuri ha un nuovo colpo segreto con l'armatura divina. Parentesi in pochettino il fatto che i generali, come ottengono l'armatura divina, sta diventando regolare, che hanno subito un nuovo corpo segreto, mi sa un po' troppo di attivazione, nuova abilità dopo la digievoluzione. Quindi avrei preferito, ok, Crisaura all'inizio, Siria, però il fatto che subito ta armatura, ta nuovo colpo, cioè vorrei anche sapere questi nuovi colpi come gli vengono in mente, come li creano. Ma a parte questo, piccolo complaint, però mi è piaciuto il modo in cui è stato umanizzato Cadmo, perché in effetti nella mitologia greca spessissimo sono tutti quanti vittime degli dèi. Ci sono personaggi buoni o cattivi, ma gira gira, alla fine quasi tutti sono vittime anche di punizioni pesanti da parte degli dèi. E anche molti eroi che magari in un mito hanno compiuto una grande impresa, poi in un altro mito sono stati bastonati dalle divinità e poi magari hanno il contentino che dice che salgono lì sull'Olimpo, eccetera, però muoiono sempre male. E Cadmo mi piace il modo in cui viene raccontata tutta la morte brutta dei suoi figli, nipoti, della sua famiglia, che
che in effetti nel mito era proprio così, quello che viene fulminato, quello che viene mangiato vivo, bollito, quello che si suicida. Quindi Sì. sì, esatto, mi è piaciuto il modo in cui è stato umanizzato. Poi la cosa di Cadmo finisce, poi dopo la approfondiremo un po' meglio e si passa alla seconda parte con Enea. E nella seconda parte con Enea, a parte appunto il fatto di aver scelto Enea come nemico, mi piace anche quella sorta non è proprio gioco di squadra, ma è una certa sintonia che c'è tra Cavallo del Mare e Kira, che comunque lì corrono uno accanto all'altro, dicono: ah, che facciamo? Entriamo, sì, tanto mica possiamo stare qui fuori. Cioè, sembrano molto una coppia di amici che vanno a combattere insieme, quando nella serie classica ricordo che venne abbattuta la prima colonna, quella di Cavallo del Mare, e Kira disse: non è la mia, è l'unica cosa che mi importa è che non ho fallito io. Quello era il Kira nemico, cattivo, diciamo, questo adesso è il Kira buono protagonista, che quindi anche lui è tutto rabbonito, i generali sono stati molto nobiliati da quest'opera. Quindi a me piace proprio questa resa dei generali, quindi piace anche questo capitolo. Tu che ne pensi? Allora, sulla seconda parte che ho qualcosettina da dire anche per quanto riguarda i poteri di questo nuovo, non è un Specter, È uno di questo spirit. spirito, che ha la shell, quindi pensiamo sempre ad una conchiglia. Ci arrivo dopo perché secondo me è anche interessante per poter scoprire il background appunto di Bayan e di Kira. Ma vado all'inizio perché è vero la questione dell'upgrade, però questo colpo di Lemuri, che si chiama Evil Eyes Halation, a me ha dato l'idea, prima lettura, che fosse il nome della tecnica che Lemuri usa per scrutare il cuore, la mente, la memoria del suo avversario. E dico, ok, magari gli hanno dato questa volta, cioè gli danno un nome. E se ti ricordi il capitolo 6, lui prova a leggere nel cuore di Cadmo, ma non ci riesce, nonostante poi Cadmo sia anche indebolito dai colpi di Kanon. Ora qui, con questo upgrade che ha fatto, lui credo che abbia accesso a un cosmo più ampio e mostra che ora con questa armatura riesce finalmente a penetrare le difese di Cadmo. Però la mia sensazione era che usava in realtà lo stesso colpo, soltanto che ora è potenziato, è come il fulmine di Pegasus lanciata col sesto senso e lanciata col settimo senso pieno, è sempre lo stesso colpo. Quindi, però, è una mia teoria, può anche essere che sia sbagliata, però mi sembra più un colpo non offensivo, ma sembra essere un colpo di, diciamo, indagazione, e poi lui probabilmente avrebbe preso le sembianze dei vari figli. E lì lo avrebbe fregato, perché comunque Vara si era reso conto che aveva questo senso di colpa enorme e quindi sapeva poi come magari colpirlo di sorpresa. Se non Però mi piace. sbaglio, nello scorso capitolo, quando Remori prova a leggere il passato di Cadmo, dice che c'è questa grande oscurità. Ricordo una vignetta di Cadmo scuro, dice: no, c'è soltanto il buio, non c'è niente. E ora questa Evil Eyes Halation crea una luce abbagliante, che magari è simbolico della luce che spazza via le barriere mentali, quello che è di Cadmo, e quindi poi mostra effettivamente il suo passato. Comunque usa sempre gli occhi, come colpo degli occhi della salamandra, anche qui comunque legato anche, diciamo, all'unico colpo classico. E poi come si chiama? Salamandra Shock? Salamander Il Shock, colpo. sì, in Sì, che originale. però ha sempre questi occhi, viene sempre Sì. rappresentato in questa maniera, quindi sembra che lì magari è offensivo, di là appunto è una luce abbagliante che, come dici te, magari va a far luce su questa roba qua. Però mi dava l'idea che magari era Cadmo forte, per cui lui non riusciva a penetrare questa difesa che era rappresentata. Poi potrebbe pure invece ha un altro colpo ex novo, però è talmente simile alla tecnica di Lemuri che spiega come magari lui riesce a tirarlo fuori, così. Se avesse tirato fuori un colpo offensivo d'attacco, allora sì, però in qualche maniera rimaniamo
in quell'ambito lì. E però grazie a questa tecnica qua noi scopriamo appunto il passato di Cadmo, ma soprattutto anche come è stato arruolato da Nemesis. Quindi come anche vada lui nella sua debolezza, viene comunque arruolato da Nemesis, si vede anche il totem della Shell, ma anche lui poi era diventato serpente in un certo momento, e quindi anche proprio che Nemesis si approfitta dei momenti, penso, peggiori di questi personaggi mitologici e vengono reclutati. Considerando anche l'età di questi personaggi, è un Beh, reclutamento di migliaia di anni prima. ce n'è di tempo. Tra l'altro il totem della Shell è molto curumadiano, perché nell'anime noi siamo abituati a totem dalle forme più aggraziate. Questo invece è un serpente, ma dovendo mostrare tutti i pezzi, è un serpente molto spigoloso. E mi fa pensare anche a un totem già con in testa il Meat, perché comunque non so se lo faranno mai. Adesso stanno iniziando con Siria e dubito che faranno anche i nemici. Però, semmai fosse comunque un totem costruito in un modo da poter essere fatto a Meat. E poi il fatto di Cadmo che contorcendosi diventa serpente, proprio da tipico mitologia greca, in cui ogni tanto la gente si trasforma perché sì. Questo c'era già stato un po' in Calamar, Metamorfosi, sì. Sì, sì, con ma il anche una maestro sorta di di Rocco, qui. sì, ma quasi una metamorfosi che, ok, per punizione ti trasformo in una pianta d'alloro, ti trasformo Aracne, ti trasformo in un ragno, e sembra quasi la stessa cosa. E Sì. infatti la stessa Nemesis dice, cioè tu ti ricordi comunque vada che significa sfidare una divinità. Quindi è una punizione e allo stesso tempo anche un monito di non commettere lo stesso errore in futuro. Quindi È un no, tutta avvertimento, sì. quella parte lì è interessante proprio perché non mi aspettavo questo approfondimento anche nei confronti dei vari villain. Sorpresa delle sorprese, però, che Lemuri, che anche gonfio di, diciamo, Orgoglio. proud, era orgoglio, esatto, Sì. non mi veniva, che vuole farlo fuori, invece viene interrotto da Kanor, che usa il Genro. Questo è Ora, il primo uso ti confermato del genero di canon nella storia avevo chiesto, dico, degli ma ce l'aveva, perché ti ricordi tutta l'annosa questione del Genro? È un colpo del sacerdote o un colpo del cavaliere dei gemelli? Ora, Kanon non è mai stato primo ministro, né tantomeno gran sacerdote, eppure sembra comunque vada a padroneggiare questo colpo qui. Sull'efficacia, Cadmo sta fingendo oppure no? Perché lui potrebbe anche ora rendersi conto che ora si trova davanti due nemici più pericolosi di quello che pensava, e magari fa finta di essere sottomesso per portarli al tempio, dove poi gli ha l'aiuto anche di qualche altro spirito, Di visto che altri. ce n'è uno soprattutto che manca all'appello. Quindi vedremo se effettivamente questo Genro ha funzionato oppure no. C'è da constatare comunque che se ha funzionato perché Cadmo comunque era occupato. Quindi un po' Sì, come il Genro di Aiolia, che viene esatto. utilizzato perché. Mi ha ricordato molto quella situazione lì del genero di Ioria che era impegnato con Shaka, quindi Cadmo comunque altrimenti avrebbe provato a usarlo prima. Ora, secondo me di funzionare ha funzionato, perché Cadmo credo che dopo che Remuri gli ha fatto rivedere i ricordi del passato sarebbe così incazzato Nero che cercherebbe di ucciderlo subito se fosse... Visto come si è arrabbiato nello scorso capitolo quando Remuri ha provato a guardare il suo passato, però non mi aspetto che rimanga attivo fino per sempre, diciamo. Ci sono due possibilità: o Cadmo prova a uccidere Nemesi e Nemesi lo fa fuori, e quindi abbiamo Cadmo fatto fuori dal grosso villain, che è possibile, è qualcosa che in Senseiya capita di tanto in tanto. Oppure abbiamo un Cadmo che viene liberato da Genro e torna a combattere. Spero nella seconda, temo nella prima, a dire la verità. Anche se vorrei avere un... perché
i nemici sono pochi, quindi se Cadmo viene fatto fuori da Nemesi, poi ce n'è uno in meno. Però sai com'è? Se Cadmo dovesse levare la mano contro la dea della vendetta, secondo me la dea della vendetta non sta lì a dire non è colpa tua, ma quindi non saprei. Però temo che finirà così. Preferirei che Cadmo venisse liberato e venisse sconfitto in maniera più battagliera, ecco. Io penso ad un'ipotesi che raccoglie entrambe quelle che dici te. Si libera, magari inizialmente prova cioè, a ricombattere contro i generali, e magari è lo stesso Lemuri che, trasformandosi in uno dei figli, lo fa rinvenire, e all'ultimo decide di schierarsi dalla parte dei generali e viene fatto fuori da Nemesis in un colpo proprio così, anche per mostrare quanto è potente lei, perché dubito che Nemesis uccida un generale, mentre invece la sua forza potrebbe essere dimostrata con la semplicità con cui fa fuori uno degli spirit. Perché, come dici te, i nemici sono pochi, e poi arriveremo ad Enea, al fatto che ora c'è uno che ne affronta tre, in quella maniera riesce a bilanciare un po' di più. Perché finora gli altri due sono scomparsi del tutto. In questa maniera è il modo di poterli portare avanti un po' di più. Sì, Quindi, esatto, perché in tanto poi teoria arriverà anche Nettuno comunque, quindi. abbiamo ancora praticamente quattro generali più Nettuno e quattro generali che devono risvegliare Vark Scale, perché sicuramente lo faranno tutti e sette. E si presume che le Vark Scale vengano risvegliate portando ad una qualche vittoria. Ora non credo, già che contro Enea vedremo tre Arkscale in un colpo solo. Non credo che Kira, Baian e Abadir risveglieranno tutti e tre Arkscale. Quindi avere un altro nemico in gioco sarebbe utile anche per questo. Poi magari, sai, può anche darsi che all'ultimo l'autore ci tira fuori qualche nemico in più, che c'era il sesto e il settimo spirit. Poi alla fine chi glielo vieta? Dopotutto, finora nelle immagini di gruppo, anche in questo capitolo qua, quando vediamo Nemesis, sono sempre soltanto quei cinque, soltanto Tersicore, Bellerofonte, Cadmo, Enea e quell'ultimo che non sappiamo chi sia. Poi chissà. E quindi no, quindi questa parte qua, diciamo, chiude lo scontro a due. Diciamo che mi è piaciuto anche il fatto di aver dato almeno una sorta di vittoria parziale a Lemuri, o comunque vada, di aver dimostrato che proprio così scarso non è, certo, con l'upgrade, e appunto si porta avanti questa storia là. Andando dall'altra parte, con mia sorpresa, visto che lo hai accennato, abbiamo sì Baian e Kira, e credevo, ok, Baian e Kira contro Enea, quindi lasciano Abadir solo contro l'altro. Invece no, perché Abadir si era già scontrato con Enea. La cosa interessante di Enea è che lui si presenta come il braccio destro di Nemesis, che di solito il braccio destro è il secondo in comando. Quindi mi era pensato, ok, quindi l'altro è il braccio sinistro, e magari essendo una dea della vendetta è un po' sinistra, lei questo È non lo so, però ambidestra. è ambidestra. E comunque vada, lui parla di, aspetta un attimo che l'avevo scritto, gli porta nella sala della giustizia. E sembra essere clemente nei loro confronti, perché dice, ok, anziché farvi annientare da questa collisione del meteorite, vi darò la salvezza riportandovi indietro nel tempo, dove voi praticamente diventate delle varianti e vivrete in una linea, vivrete il multiverso, e Esatto, sì. crea praticamente una linea temporale parallela che parte dallo stesso punto, ma avrà una diramazione diversa. E perché ti trovo che sia interessante? Perché ora di Abadir, noi il passato di Abadir lo conosciamo già, anche se credo che ci saranno degli episodi aggiuntivi, ma di Baian e di Kira, che non conosciamo nulla, questo espediente permetterà anche di approfondire i vari generali. Quindi la trovo come un'idea, secondo me, carina, visto che appunto uno dei punti di forza di Rerise è approfondire questi benedetti
Marine Shogun, e quindi in quella maniera noi andremo a scoprire altre cose. Per quanto riguarda... Sì, vai. Sì, effettivamente quello di Enea è un potere che va capito, perché se veramente ti proietta o ti fa vivere una vita alternativa o ti proietta in una dimensione alternativa, è un potere estremamente ampio, estremamente esteso. Cioè, forse una delle robe più potenti mai viste da un essere, diciamo, umano, non divino, in sensei. Certo, va detto che essendo il personaggio mitologico, tutti gli spirit finora stanno facendo cose molto notevoli. C'era Cadmo che aveva parato la Galaxian con una mano, c'era Bellerofonte che aveva fatto fuori Crisaure come niente. Quindi è possibile, sicuramente sarebbe un potere molto molto vasto. Oppure è una specie di illusione, una tipologia di illusione. Ora, il fatto che ci sia la maschera di Abadir lì per terra fa pensare che il corpo di Abadir da qualche parte sia finito davvero. In teoria, se fosse un'illusione, ci dovrebbe essere anche Abadir lì oltre alla maschera, magari in coma, svenuto a terra. Quindi sembra che effettivamente vengano mandati in un'altra dimensione, in un'altra realtà. Certo, è un potere così vasto che magari, ecco, verrà in qualche modo poi ridimensionato, perché in teoria, come adesso, Enea potrebbe creare universi in cui succede qualunque cosa serva, inclusa la loro vittoria, e finire lì. Credo che nel prossimo capitolo verrà un attimino anche spiegato un po' meglio come funziona. Poi c'è quel tribunale in cui entrano Abadir Kira e Cavallo del Mare, che mi ha ricordato tantissimo il tribunale di Une nella serie di Ader, con la scrivania del giudice rialzata in cima a quella scalinata, le colonne greche a destra e a sinistra. E anche quando Enea ha detto che li deve giudicare, eccetera, mi ha ricordato molto quell'aspetto lì. Ora, non ricordo abbastanza del mito di Enea da sapere se c'è un qualche collegamento con giudici, giudizi, se poi nella sua vita si è mai diventato il giudice di qualcosa. Cioè, come mai questa. Giudice, infatti il giudice no, lui che fa un viaggio nell'inferno sì, quindi magari un collegamento con l'oltretomba, come dicevate, con Lune sì, però parlando col maestro dei ghiacci, lui mi parlava dell'Eneide, dei personaggi che sono tutti quanti doppi, e c'è un personaggio che è doppio dell'altro, appunto Enea e Didone e altri, quindi come se fosse proprio questa tematica della doppia chance. E quindi questo potrebbe essere stato scelto per Enea. Se pensiamo anche a Enea, è colui che ha la possibilità anche di fondare Roma, perché alla fine Troia viene sconfitta, viene comunque distrutta dai greci, ma c'è questa sorta di profezia che in realtà dalle ceneri di Troia nascerà coloro che poi abbatteranno i greci, e quindi Enea che sarà colui che darà la progenie latina, romana, e i romani poi conquisteranno i greci. Quindi c'è questa sorta di seconda chance. Quindi potrebbe essere inserito in questo contesto qua. Poi vediamo che tipo di interpretazione è stata data. Però sembra vertere verso questa direzione qua. Ma la cosa interessante è che, come dici te, non si vede un corpo, per cui non è come tipo il Sei Shiki di Cancer, dove ti manda lo spirito ma il corpo rimane lì, sembra veramente che è vaporizzato, è rimasto soltanto appunto l'elmo, e troviamo Abadir in Alaska al termine del suo allenamento, In Siberia. in Siberia, scusa, in Siberia, con il maestro Camus, con Jacob, però il gran sacerdote Aiolos. Aios, Quindi gran sacerdote, Abadir, cavaliere del Cigno, che sembra quasi Cristo in quella tavola, perché in effetti senza sì, cicatrici si assomigliano abbastanza. sembra lui. E ho pensato, perché cambiare anche perché semplicemente anziché essere Crystal, cioè Crystal crepa, anziché essere salvato da Abadir, o meglio, se deve cambiare un qualcosa, Abadir decide di non scendere a salvare Crystal, quindi Crystal schiatta,
lui, unico allievo, e diventa cavaliere del Cilio. Però c'è stato anche il cambio del gran sacerdote, che quello è inaspettato. Sembra una realtà in cui Saga o è stato sconfitto subito o non ha mai ucciso Sion, quindi Aios è diventato grande sacerdote, ma senza la ribellione di Saga, Atena è rimasta al santuario, quindi non è stato mai necessario per Armand mandare i figli in giro per il mondo e quindi Crystal è rimasto con Natasha in Russia. E quindi sembra una realtà Anche che ha avuto un cambiamento a monte. Sì, sarebbe stato semplice dire che semplicemente Crystal è annegato lì, però hanno fatto un cambiamento più a monte con Crystal che non ha mai avuto bisogno di essere spedito in Siberia, perché Atene evidentemente è rimasta al grande sacerdote, al grande tempio, quindi Alma non ha fatto niente. magari Crystal non è mai stato procreato. Crystal era già nato quando Armand riceve Isabel, perché Isabel ha 13 anni e Crystal ne ha 14, quindi in teoria era È già vero, un più neonato di un grande. anno. Armand aveva già fatto quasi tutti i figli quando riceve Saori, però penso no, che sia un Crystal che è rimasto con Natasha lì in Siberia o perché non ha mai avuto bisogno di andare. Credo che sarà interessante nel prossimo capitolo perché verrà un po' mostrata questa realtà alternativa. Tra l'altro anche il fatto che c'è Camus, perché quando Crystal riceve l'armatura, Camus non c'è. Invece qui è un Camus, perché lui era un Camus che veniva spesso convocato al Grande Tempio, cioè aveva dei dubbi sul sacerdote. Invece qui con Aios sacerdote è un Camus libero di fare il maestro. E infatti appunto finisce con lui tutto orgoglioso, tutto fiero, Abadir del Cigno. Tra l'altro Abadir del Cigno è qualcosa che non proprio di recente, ma diciamo negli ultimi anni abbiamo visto in Assassin. C'era stato un Assassin. momento in cui lo spirito di Abadir con l'armatura del Cigno era venuto in aiuto di Crystal. Quindi evidentemente c'è un po' uno spolvero di Abadir che diventi Isaac che diventi Cavaliere del Cigno. Qui ci voleva Elisa, perché so, immagino la sua gioia nel sapere di questo cambiamento, però in questo momento è talmente presa da altri due esseri che non ci calcola proprio. No, no, ma poi credo che sia ancora sotto la notizia dei nuovi dialoghi di Camus, per cui della edizione Quello del della. il cambiamento della cosa, il Esatto, cambiamento della della final, per cui final. credo che al momento sì, oltre poi sì, ormai credo che Camus, Milo sono finiti nel dimenticatoio. Però sì, non lo so, però sì, effettivamente, perché, non so perché, ero sempre convinto che Alman decidesse di procreare tutti questi figli per avere chance di avere cavalieri, però effettivamente a livello anagrafico non tornerebbe, perché credo solo Andromeda, Ma e credo Andromeda Andromeda e era comunque Pegasus già sono stato, leggermente più piccoli. ma erano Però comunque già stati procreati perché sono nati 1 o 2 mesi dopo Isabel. Per sì, cui quindi effettivamente sì. Aumann, di recente ho scritto lo Sì, lo so. speciale di Sprea per, no, a parte il libro, lo speciale Sprea per sui cavalieri. È Ma so come. la didascalia. Ah, ok, la didascalia di Alman, che ho il ricco all'occhio, effettivamente, beato lui. Insomma, mantenere 100 figli. Ma tanto non se ne fregava niente, cioè poi poi te lo vestono come Alman che deve sacrificare i suoi figli, lo diranno, eccetera, ma questi sono bambini che anche quelli più grandi, tipo Ricky di 2 anni, stavano. Non sapevano, non avevano idea di che fosse loro padre, stavano in tutt'altra parte del mondo. Quindi Amman se ne è fregato altissimamente di questi 100 figli. Sì, però sì, è probabile che magari sì, però tornando indietro, effettivamente, se Aiolos diventa gran sacerdote, non muore, non scappa con Atena, Atena rimane là. E Niente quindi Seiya, Alman niente non Aio. lo. Esatto, Alman non la trova e non deve mandare
questi disgraziati a prendere l'armatura. Per È proprio un what cui. if di un Elseworld DC o un what if Marvel. Sì. Cosa sarebbe successo se? E in effetti Sì. ci ho fatto tempo fa un video con come sarebbe stato il Grande Tempio con Aios Sacerdote. In effetti una delle cose che dicevo era proprio questa. Poi qualcuno nei commenti anche giustamente diceva il loro destino dei cinque protagonisti era di diventare cavalieri, quindi magari in qualche modo lo sarebbero diventati lo stesso. Però ecco, non sappiamo il prossimo capitolo, però finora sembra che Abadir a Campolibro è anche un Abadir felice, senza Cristo in mezzo. Quindi, a quanto pare, poi quando dicono che Cristo lo porta male, Ma anche Camus mi sembrava piuttosto felice, sì, tutti quindi, cioè, orgogliosi, cieco. soddisfatto, orgoglioso, sì. Effettivamente Sì, dice, ok, senza. Jacob che ha mantenuto la sua personalità almeno da quelle due battute, comunque che ha legato ovviamente con Isaac. Quindi lui è finlandese, quindi neanche era Russia-Siberia. Sì, sono Quindi vabbè, vicino, sono vicini. è No, ma di sono tutti vicino. felici. Se senza Cristo fare scatole c'è una gioia che francamente non mi sarei immaginato, ma a quanto pare. Il fatto che mi viene da pensare cosa invece vedremo perché di Abadir comunque sapevamo già il suo passato, ma di Bajan e di Kira, boh, cioè non avrei nessuna idea di cosa vanno, cioè quale momento storico andranno a prendere e cosa cambieranno. Ovviamente loro dovranno Abbiamo raccontare il prima e il dopo. un indizio perché è quella famosa illustrazione a colori dei 1 o 2 capitoli fa con i generali vestiti in abiti civili. E in quelle, tra l'altro, in Ah, è vero. quell'illustrazione c'era Abadir in abiti civili. E noi in questo capitolo alla fine ti vediamo Isaac Abadir nei suoi abiti che in quel caso già conoscevamo, ma ce li ha. Quindi mi aspetto che vedremo. Dov'era l'illustrazione? Eccola qua. Mi aspetto che vedremo il cavallo del mare, il Bajan in uniforme, in quella che sembra un'uniforme scolastica, comunque tutto sciccoso. Lui, se non sbaglio, è canadese, quindi magari qualche studente universitario, comunque per liceale, perché qui sono tutti giovincelli, ma era comunque vestito bene, vestito elegante, quindi penso che scopriremo qualcosa. In quel Lui è senso, il Pacifico del Nord, sì. quindi può essere Canada, anche se. E poi c'è, sì, dovrebbe essere lato Vancouver, Kira, tipo. perché Kira è cileno, era quest'isola che appartiene sì al Cile, che sta proprio nel Pacifico del Sud. Allora, sto ingrandendo l'immagine a colori e sulla maglietta di Bajan di Cavallo del Mare c'è un uniforme, c'è una in sé un, come si chiama, un logo dai Uno scolastico, stemma. uno stemma scolastico. La parte di sotto dice college, quella di sopra non riesco bene a interpretarla. È qualcosa tipo Vancouver. no, Appleby. Aspetta, che ti condivido l'immagine perché così la si può mostrare. Dunque. Share screen, questa qua, condividi, ok, la vedi? Questa è una Ok, scansione sì. editata da El Cadejos. Allora, eccola qua. Sotto si College, legge sì. Reg College e questo Ah, Appleby, che è PPP. Oh. Appleby, non capisco la prima lettera, se è una A o che cosa. Vai a vedere se qualche istituzione reale o no. Comunque, ecco, è un uniforme da college, un uniforme scolastica. Vediamo qui questo Bajan bello elegante. Mentre accanto Kira molto più sportivo con una polo. Anche qui c'è un logo 1813, 1813. Dovrei fare un controllo se è un qualche logo realmente esistente, anche se non credo che per un discorso di pubblicità occulta non penso usino cose reali, ma però ecco, c'è questo indizio, ecco, secondo me se l'autore vi ha
mostrati così è perché effettivamente nel flashback avranno questo aspetto. Infatti c'è Kaisa che ne va in canotta come nel flashback del vecchio capitolo, e qui Isaac nei suoi abiti di addestramento, come in effetti ha alla fine di questo capitolo qui. Quindi Sì, credo che li anche se vedremo. l'occhio l'ha perso qua. Sì, però credo che, sai, mostrarlo, sai, con tutti e due gli occhi, sai, Sarebbe stato subito spoiler. spoiler, oppure dicevano ha sbagliato, non studia, non conosce i personaggi, quindi. Però mi aspetto qualcosa incentrato su questo look, perché è anche un abbigliamento molto particolare. Sì. Quindi, e questi invece erano gli altri, e in effetti abbiamo Crisaura e Santone, Canon, beh, con il solito vestito stracciato che indossa da una vita praticamente, e Siria, tutto elegante. Beh, musicista della filarmonica viennese che è pronto per il concerto del primo dell'anno. Esatto, e poi non so se è cambiata l'immagine, perché ho cambiato tab, non so se vedi sempre i generali o è cambiata Vedo Canon, l'immagine. Sorrento, Giulia e No, Krishna. ok, allora aspetta, perché devo cambiare. No, ok, aspetta, perché nel frattempo che parlavamo ho notato anche un'altra cosa, che questa qui, ecco, adesso dovrebbe comparire da un momento all'altro, eccola qua. Questa è l'illustrazione degli spirit a colori che è stata fatta in uno dei primi capitoli, e quindi abbiamo qui un'idea del look di Enea qua dietro, questa armatura blu e argento, capelli che sembrano è in ombra, ma penso un platino, un biondino scuro, quindi questo dovrebbe essere il suo aspetto a colori. Ci manca a questo punto soltanto l'identità di quest'altro qua davanti, che ha un Sì. arco nel bracciale, quindi sarà qualche forma di arciere, qualcosa di collegato alle frecce. Sì, perché abbiamo Cadmo e mancherebbe No, no, Bellerofonte in c'è questa qua qui, a meno che è sotto, eccolo qua, sotto. sì. Okay. Ah, eccolo qua, sì, eccolo qua. Sì. Quindi sì, Cadmo che mancherebbe. ha gli addominali da una tavoletta di cioccolato Milka, Che come ha poi detto qualcuno. veramente è uscito, eccolo qua, Bellerofonte, se vai a vedere 1, 2, 3, in teoria il quarto doveva uscire prima, perché effettivamente Enea è quello più in alto, Sì, il braccio magari destro. questa è un'illustrazione creata all'inizio, magari l'autore ci ha ripensato, più sa, O è credo che. probabile che ora Enea mandi anche gli altri due in questa realtà alternativa e poi magari torniamo da Cadmo e gli altri anche quattro, perché ora credo che anche Sorrento e Krishna dovranno riapparire e magari si scontreranno con il quinto. Ah, Quindi quindi può dici darsi pure che possiamo avere vengono. una doppia, sì, una doppia Potrebbe. narrazione. Potrebbe essere. Vedremo. Però no, no, quindi sì, probabilmente vedremo che magari decidono, cioè magari anziché essere pescati, non lo so, se scelti da Nettuno, invece loro decidono di continuare la loro vita normale. Non lo so, Potrebbero. oppure, però certo, dividiamo comunque in ambiti giovanili, quindi probabilmente sarà una. Isaac fine allenamento, dicono che ha impiegato 5 anni. Senza Crystal Crystal di quando mezzo, sei senza è Crystal di Crystal mezzo un 6, anno e però dicevano anche che Abadir era molto più sveglio di Crystal, quindi ci sta anche che abbia completato in un anno in meno. mezzo. Quindi quanti anni avrebbe avuto? 11? Si è iniziato a 6 anche lui. Ma allora, Abadir nella serie classica, nell'enciclopedia del manga, perché poi sappiamo che più o meno la serie classica è ambientata molto rapidamente. Aspetta che ti dico quanti anni ha. Dai, proprio che ho scritto un botto su Abadir in questi giorni. E adesso Abadir ha 14 anni, quindi ne ha 13. Quindi ha iniziato l'addestramento più tardi, oppure boh, però dovrebbe avere 13, aveva 14 anni contro Crystal, tra l'altro coetaneo di Crystal, che anche Crystal ha 14. Quindi l'addestramento L'ha o ha fatto da cominciato 8 a più. 13. Sì, aveva iniziato più tardi. Aveva iniziato più tardi rispetto a Cristo. Le età dei personaggi sono una roba talmente
sbavata che nebulosa, persino gli, sì. sì, persino gli autori giapponesi, quando ho intervistato Koyama, mi diceva che le hanno veramente ignorate, le hanno aumentate tutte perché non avevano senso. Ma però immagino che anche gli altri più o meno a livello anagrafico li troveremo più o meno su questa 12, 13, 14 anni. E Sì, poi loro li 12 dimostrerò forse di più. nessuno, ma tutti quanti 13, 14. Aspetta che controllo gli altri generali. Dove sono? Eccoli qua. Vediamo un po'. Allora, dunque, Cavallo del Mare 18, Kira 17, Crisaure 19, Remuri 21, caspita, Abadir 14. Siria 16, Canon 28. Canon è Sì, anziano beh, rispetto agli altri. però Canon effettivamente ci sta perché ovviamente è coetaneo di Di Saga e saga. loro erano, Saga e Aiolos erano i più vecchi, quindi Però sì, pensa che Canon è il 28 doppio degli anni di Abadir. di Abadir. E nonostante questo Abadir ha pareggiato, Eh. in quella cosa là, In perché Destiny, sì. ci sta che dici, vabbè, Canon lo fa fuori, sì, anche il doppio dell'esperienza. Vabbè. In effetti. Anche Ma anche perché lo stesso Siria questo. che ne ha 16, Sì, no, ma 16-28, questo dai. ti fa pensare che c'è gente che è diventata cavaliere generale giovanissima e quindi Canon o anche Saga sono diventati cavalieri, cioè ci hanno messo per diventare cavalieri alla fine. Sono Sì, andati più. La ripetizione. gli altri sono alla CEPU, l'hanno fatto prima, 3 anni in Effettivamente, uno, non lo so. quando guarda che quando guardiamo questa età sono tutti Sì. quanti. Chi è più giovane dei gol? Vabbè, ma anche Micene che muore a 14, cioè Però avevi Saga 28. se pensi, Saga era cavaliere di Gemini quando tradì Atena, quindi comunque vale anche lui aveva 13 anni. 13, sì, è vero, era 13 È anni. che poi ovviamente tu devi far passare 13 anni e lui deve invecchiare, ecco. Sì, Però effettivamente sì. quando però li vediamo poi scontrarsi, loro effettivamente hanno più anni di esperienza. Sì, in Quindi, effetti, che poi diciamo. sono rimasti uguali, perché in effetti nei Sì. flashback non sono ringiovaniti o invecchiati di una virgola. Non so se Ed poi hai è quello che. visto Napoleone al cinema. Sì. Una delle critiche che ho letto, io l'ho visto pure, è che Napoleone rimane uguale dall'inizio alla fine, non l'hanno invecchiato, ringiovanito di Macca. Effettivamente, Napoleone è un nuovo cavaliere, perché è così anche per i personaggi. Sì, no, rimangono in quella maniera, perché infatti è quello che spesso uno cioè, crea confusione, perché effettivamente tu vedi Saga e Aiolos 13-14 anni prima e poi rimangono uguali. Poi insomma da 14 a 28 c'è parecchio cambio, però E vabbè. quando in Sword of Solo in Gold, Sog. ma in Sog tipo tu hai Aiolos Micene di 14 anni, Ioria che ne ha 20 se non sbaglio, eppure Ioria a 20 anni è più basso di Micene a 14. Cioè è qualcosa che non hanno minimamente preso in considerazione, hanno dato questa età a Pensato, no? casaccio e basta. Però pensavo a Shura che aveva un aspetto molto più bambinesco Sì, nel in quel flashback, flashback, unica cosa che volta invece praticamente. nella serie classica, che poi dovrebbe avere quanto 11 anni, è uguale a quando poi ne avrà 25 Beh, o Shura 26. aveva 10 anni, praticamente un baby killer. Mamma mia, aiuto. Però sì, no, quindi no, mi aspetto comunque che saranno non troppi anni addietro, dai, perché Abadir non è andato troppo addietro. No, tutto Perché. sommato no. Ma chissà, gli altri. Ma credo, sempre basandomi su quell'immagine, credo che anche gli altri due rimarranno con il loro aspetto adulto, non si tornerà proprio ad un'infanzia bambinesca. Però no, Però. buffo no, buffo no, pensare che ovviamente Abadir ha fatto fuori Crystal, cioè il suo rammarico, cioè tornasse indietro, voglio essere io cavaliere del Cin. Finalmente un po' di gioia per tutti.
Tra l'altro stavo guardando perché adesso voglio vedere come prosegue e ho visto che c'è un trafiletto che il prossimo capitolo esce nel numero di marzo 2024. Quindi dovrebbe uscire a gennaio? Ecco, spero che intendano questo, spero che sia marzo data di copertina e quindi il volume di 2 mesi gennaio, prima. che sarebbe, o sarebbe quello del mese prossimo, che sarebbe ottimo, perché le ultime uscite di Rise sono state tutte quante a un buon ritmo ravvicinato. All'inizio abbiamo avuto come pause di 3 mesi tra un numero e l'altro, però adesso si è avviato e mi dispiacerebbe che passassero altri 3 mesi per il proseguimento, quindi spero che sia inteso numero di marzo che esce a gennaio e non numero che esce a marzo. Anche perché non credo che dovrebbe. No, che era Dark Knight, no, Dark Knight, Dark Wing dovrebbe essere in pausa, mi sa di nuovo. Quindi non è che ci sono tutte queste grandi uscite senseiane, e quindi ci sta che magari riescano. È stato in pausa questo mese, credo che tornerà il prossimo Darkwing. Darkwing Prossimo. è forse il manga che sto seguendo meno al momento, quindi non sono proprio Io sono aggiornato. rimasto alle ultime live quando leggevamo i capitoli e so Lo che è contortissimo, molto molto contorto. devo Così no. leggere in massa, mi devo, o i dialoghi, testi, i dialoghi, mi devo trovare il tempo di leggere. Però no, effettivamente io spero che sia il mese prossimo. O meglio, il mese prossimo è il momento in cui stiamo registrando. Sì, ecco, poi magari quando vedrete questo video il capitolo esce domani o qualcosa, o È è già uscito il uscito, sì. mese scorso. Tutto può essere. Però sì, no. Altro da dire, da aggiungere? No, dai, direi che è tutto. Sto Direi leggendo che qua, no. abbiamo No, più o coperto meno tutto. abbiamo aperto tutto, sì. Ultima Però. domanda, proprio prima di... Vabbè, diciamo, posso dire che sei di Roma, Vicino, di sì. vicino Roma. Avere un personaggio così collegato alla tua città in sensei ha un effetto speciale o non particolarmente? Non particolarmente, perché il fatto di Enea, nonostante, come dicevi te, Virgilio comunque è un autore latino che va a riprendere una mitologia greca, non lo so perché nella mia mente, forse perché appunto, come ti dicevo off screen, l'ho studiato anche più di Eneade, scusa, di Eliade e di Odissea, lo incasello in quell'ambito là, quindi comunque mitologia classica. I personaggi, diciamo, che fanno parte più che altro della mia area, sono poi personaggi che appariranno dopo nell'Eneide, ma non Enea stesso, che comunque è un troiano. Quindi è come se fosse Ettore, come se fosse Priamo, come se fosse Elena. Quindi non lo diciamo, classifico come un latino, ovvero colui che è venuto nella regione Lazio, quindi in quel senso di latino. In realtà quello che mi veniva in mente era, ok, visto che quindi sono stati presi anche personaggi, diciamo, fuori dalla mitologia greca classica, quale potrebbe essere il quinto? Chi potrebbe essere il quinto? Perché non credo comunque ora che andranno a prendere un nome super super famoso, perché finora comunque vada appunto un Achille, uno stesso Ettore, sono comunque vada personaggi più noti, Ulisse, sono Sì, personaggi più noti. finora si sono tenuti su personaggi. Sicuramente diciamo che sui libri di mitologia ritrovi, ecco, non sono emeriti sconosciuti, Certo. però neanche proprio di primissimissimo piano. C'è anche Bellerofonte, Perseo, Teseo, no, esatto. Agamenno, no, Giasone, Quindi no. qualcuno collegato, cioè, mi viene sempre quel discorso dell'arco sul polso, qualcuno con qualche arciere, per vedere che è Cupido. No, Cupido sarebbe una sorta di divinità. Beh, già Non credo Tersicore è una sia. divinità, però Non non so se penso. fosse Cioè, Guglielmo Tell. no, non credo che siano andati così avanti. Sarà comunque No. qualcuno di epoca classica. Chi c'era Boh, come arcieri? c'era.
Chi era, a proposito dei troiani, che poi è lui che ferisce il tallone di Achille, Non fu e Paride a era Paride, colpire Achille? sì, Paride, sì. Per Se Paride, cui. sai, veramente una cosa un po' E poi guai Paride pazzesco. e Idenea sarebbero anche connazionali, quindi. Allora, sono un attimo entrato nella pagina di Wikipedia, Arcieri della mitologia greca. Allora, Apollo, Artemide ed Eros li possiamo escludere No. perché non sono sicuro. Ci sta un certo Actaeon, sarà Atteo forse, che non Mi è che... lanciato Actarus. Ma Actaeon, cioè, c'è un remake di Goldrake in arrivo, quindi magari... No, questo Actaeon, che non c'era il primo Crash, poi Ippolito. Ippolito, io conoscevo Ippolita, non conoscevo Ippolito, un certo Orion, che non è il nostro Orion, non è l'Orion, Orione, certo, sarebbe il Orione. cacciatore Orione, Paride, Filottete, e un certo Mi viene pensato a quello Poeas, di Ercole. un argonauta Poeas. È un certo Teucro, figlio di Telamone. Quindi in teoria potrebbe. Guarda, di questi che ho letto, Paride, Filottete o Acteon, mi sembrano così a naso i più possibili. Se fosse Paride ci starebbe perché è un compagno di un troiano come Posoli, come quell'altro, Come Menea. Enea. Quindi il fatto perché loro hanno delle armature complementari. Uno c'ha la parte bombata da un lato, l'altro ce l'ha dall'altro, quindi potrebbe esserci un legame Poi tra di uno che è loro argento e l'altro oro, ed è sembra quasi. odorato, sì. Magari veramente lui Paride che sarebbe, sai, sono quei personaggi appunto un po' di secondo piano rispetto ai primissimi nomi che è anche piacevole ritrovarsi davanti perché non te l'aspetti. Vedremo, Vedremo. vedremo, perché comunque escludo, come ti dicevo, quelli I big. più famosi, sì. Ma anche Perseo, diciamo anche Giasone, hai parlato di un Argonauta, lo escludo. Vediamo, se fosse Paride sarebbe carino. Vedremo. E speriamo magari di scoprirlo tra un mese o giù di lì. Anzi, voi che state guardando questo video, scriveteci nei commenti se il capitolo non è ancora uscito. Scrivete secondo voi chi è questo arciere, chi potrebbe essere il quinto spirit di Nemesis. Chi ci Scoprirà che è prende? Aiolos. Ti immagini? Il Vaios leggendario. Chi ci No, prende vince una citazione in video. Verrà citato all'inizio del prossimo video. assolutamente, però no, pensavo effettivamente Aiolos schiatta, arriva Nemesis e se sorprende. Guarda, no. Dopo Darkwing che abbiamo visto iOS di là, quindi a questo punto tutto può essere. Tutto può essere, tutto può essere. Magari è l'Aiolos che è nella realtà alternativa di Abaddon. Non lo so, però no, no, non credo, no, Aiolos no. Anche perché sono tutti personaggi appunto storici che hanno mille migliaia di anni, mille migliaia no, però hanno qualche migliaia di anni sulle spalle. Comunque, detto questo, hai già fatto te la richiesta, io però comunque vada. Chiedo anche di commentare questo capitolo, quindi cosa pensate anche del colpo potenziato, un nuovo colpo di Lemuri, di Kai'Sa, e anche se siete curiosi di scoprire il passato di Baian e di Kira. Magari Kira lo vediamo che da Santiago del Cile va Io, in Sicilia perché vuol conoscere il. Esatto, Scilla, Cariddi e tutti questi mostri. O magari incontrerà Baian in Canada perché ovviamente deve affrontare un grizzly prima di poter lanciare il colpo legato all'orso, che tra parentesi è il colpo che lancia in questo capitolo qua. Quindi magari, non lo so, si scoprirà che i due magari si conoscevano anche prima. Detto questo, amicone. proprio, sì, dalle Ande alle Montagne Rocciose si sono incontrati a metà strada, non so,
In Playa del Messico. Carmen in Messico. Esatto. Comunque, noi come al solito vi ringraziamo per averci seguiti e ascoltate anche le nostre speculazioni su questa saga. Continuate a seguirci, cliccate anche il like, commentate, condividete i video, perché effettivamente è da un po' di tempo che siamo in una sorta di plateau per quanto riguarda gli iscritti e noi vi rimandiamo al prossimo video del canale. Alla prossima, ciao ciao! Ciao.